Ciao a tutti amici PlanetSide, siamo qui per fare un po' di sano cazzeggio su Watch Dogs 2, per esempio così, e l'altro non reagisce, attenzione, reagisci, maledetto. Ah, tra l'altro è una donna, vabbè. Non si picchiano le donne, ma quella insomma, quella sì. Allora, siamo qui nella sede di, cioè, allestita da Ubisoft sur la Seine, sulla Senna, apposta per questo evento. Io direi che possiamo prendere questa camionetta che però fa schifo. Dammi questa motocicletta che è molto meglio, grazie. Come siamo qui tanti altri youtuber, ci hackeriamo fra di noi allegramente, poi dopo in realtà fuori facciamo i conti. E vediamo quanto di buono ha da offrirci questo gioco in fase di free roaming. Dobbiamo dire che effettivamente, ragazzi, la guida non è migliorata poi più di tanto, però c'è da dire una cosa, che noi non annoveravamo la guida tra i lati più spiccatamente negativi del gioco. Chiamo un attimino di pensare a tutto il resto, ovvero un po' di cazzeggio per testare proprio il gioco in quella che è la sua essenza, perché poi alla fine in questi giochi si vuole tanto cazzeggiare, oltre che portare avanti le varie. Cazzo, mi sono fatto esplodere il tombino addosso. Ok, siamo nella Silicon Valley. Questo qua è uno dei quartieri generali del DedSec, il DedSec di cui facciamo parte. Abbiamo già conosciuto tutti quanti. Wow, in realtà era una casa. Che però non si capisce che in una casa così tutta sgarrupata, con i fenicotteri rosa di The Sims 1 all'esterno, poi c'è una porta scorrevole di vetro blindato, antiproiettile. Ecco, qui potremmo, perché potremmo comprare delle cose, ma perché non picchiare il venditore e rubarle? No, devo comunque comprarle. Ah, bella questa. Guarda cosa hai fatto, hai picchiato il venditore. Sì, ma io sto comprando cappelli, se ci permetti, grazie. Levati dal. Ma perché le magliette costano così tanto? Ma in quale stato costano così tanto? Comunque compriamocela, che ce ne frega, tanto li rubiamo i soldi. Tu non gli fare le foto, però è irrispettoso, è irrispettoso. La tentazione è di pestarli tutti, anche perché questo per esempio ha i capelli come i miei. È Raiden, attenzione, è lui. Ho sempre desiderato di picchiare Raiden. Cosa fai? Pazzi, pazzi, guardate che vi faccio. Ecco, così ti invito. Signora, per favore, scenda da là. Ma perché nessuno mi ascolta? Io glielo chiedo civilmente, ma è assurdo. Siamo entrati a Palo Alto, in California. Vediamo che cosa possiamo bere birra. Sempre con quel telefono nelle mani, sempre con quel telefono nelle mani. Scusi, com'è questo fatto che sta birra non ubriaca? Perché si deve fare hackerare per chiedergli le cose? Bellissimo, questo è un meme famoso. Stiamo chattando riguardo il fumo sul bong, con il bong oppure con lo svapo. Lui dice no, io preferisco il fumo quello tradizionale. Vabbè, si vede, si vede. Tutti guadagnano un fottio l'anno, cioè 81.000 dollari l'anno. La Stanford University, è mica. Giustamente a Palo Alto c'è la Stanford University. Chissà se è riprodotta fedelmente, io non conosco la Stanford University dal vivo, però. Ok, di certo non è mai successo questo. Devo dire che il fast travel è sbloccato praticamente fin da subito, almeno per i luoghi di interesse, per i punti di interesse, quindi non bisogna per forza andarli a scoprire prima di poter viaggiare velocemente. Salve, io volevo una macchina, perché comprarla anziché rubarla, mi chiede lei? Non lo so. Non lo so neanch'io, anche perché non posso permettermene una in realtà. Però, facciamo una cosa, ecco, vediamo che cosa avete. Ma sono scemo che me le compro. Per esempio, in realtà, io voglio proprio questa. Cioè, se la posso provare? Ma scusi, ma non c'è la prova, chiave in mano e tutte queste cose? In realtà io c'ero entrato per vedere com'era da dentro, no? Ok, grazie mille, molto bella questa pagina. Ok, qui penso che potrò gustarmi un ottimo caffè in pace. Poi mi arrestate, va bene, però intanto fatemi bere il caffè, grazie. È tutto a posto, circolare, non c'è niente da vedere. Va bene, per fortuna ricominciamo qui e possiamo gustarci il nostro brewed coffee drink. Per favore, un caffè ci sta sempre, ragazzi. Se siete minori di, non lo so quanti anni, lo bevo da quando avevo 3 anni, quindi non rompete le palle. Oh, però questo è il caffè americano, non è che mi faccia proprio impazzire, non era tanto buono, barista, come te lo devo dire, non, vabbè, facciamo una cosa, te lo spiego un attimino dal vivo. Ecco com'era il tuo caffè, ecco. Cosa c'è qui dietro? Oh, che cose carine, delle bruschette, che so. E adesso vediamo. Oh, wow, si rompono. Oh, bella cosa. Con questa scapperò dalla polizia. Aspetta, polizia, fammi raggiungere i 20 km orari. Ah, non è così lenta, eh? Polizia. Perché? Ma perché questa cosa che deve inseguire è troppo mainstream? Cioè, basta.
se non ci è spugliato qua, anzi facciamo una cosa, tanto l'ha venuto il car che ce l'ho solo io, non la riconoscerà nessuno. Oh, non volevo, scusa. È andata così, due escursionisti tranquilli che si vedranno. Wow, volevate un negozio di armi? No, è un monte dei pegni, cioè un monte, un banco dei pugni. Allora, che cosa abbiamo qui per esempio? Hanno anche le munizioni, quindi sì, effettivamente è anche un negozio di armi. E io gliele non volevo, scusi, non chiami l'info. Ah, se ne batte proprio la ciolla, così. Ah, questo era il bar, striptease. Attention, please. Salve, la security, molto bene. Ah, qua sì che ci siamo. Qua ci siamo. Breviamo una birra. Attention, siamo nel posto in cui saremmo voluti andare fin dall'inizio, ma non ce lo dicevamo, ecco, lo sappiamo tutti. Molto bene, qui dobbiamo resistere alla tentazione di picchiare, perché voglio vedere se c'è uno striptease, qualcosa, intanto rubiamo i soldi a questi, facciamo, interagiamo in qualche modo. Non è che sia molto affollato questo posto, anzi, diciamoci la verità, non c'è proprio un cazzo di nessuno, però ci sono le ragazze e basta, è finito qua. Queste macchie bianche sul tappeto, no, sono le chiazze del tappeto, molto bene, avevo sospettato. No, sospettato che non lavassero i tappeti, che fossero macchie bianche di usura normale, insomma. Attenzione, perché qui si vedono le minne, non mi sembri molto elettrizzata per il tuo lavoro. Ah, adesso sì. Quanto guadagno una spogliarellista? Perché sono interessato. $51.400, che tra l'altro fa anche la magazziniera. Lui guadagna di più. Cioè, allora scusa, tutti a fare i buttafuori, non i magazzinieri, i cosi, come cacchio si chiama, le spogliarelliste. Vabbè. Comunque, ovviamente è ovvio che una donna in quelle condizioni non può fare il buttafuori. E andiamo, e si sgasa. Sì, no. Tram? Tram, minchia, tram. Perché mi ritrovo in questa situazione? Ok, è andata male anche stavolta. Molto bene ragazzi, questo era un secondo assaggio di Watch Dogs 2. Vi abbiamo già fatto vedere con un'anteprima sul primo canale. Questo qui è un gameplay molto più approfondito degli altri. Io mi sono occupato del cazzeggio e la nostra Maidna si è occupato della missione principale. Quindi noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima.